La domotizzazione, ormai lo sappiamo, aiuta tantissimo il nostro vivere quotidiano, soprattutto in questi giorni di quarantena in cui siamo stati obbligati a rimanere a casa. Abbiamo visto domotizzare le nostre abitazioni tramite HomeKit, ma anche tramite Z-Wave all'interno del nostro canale. Abbiamo visto tantissimi accessori, abbiamo visto come poterli comandare sia vocalmente che attraverso HomeBridge, per quanto riguarda ovviamente il mondo Z-Wave, di cui questo video fa parte. Abbiamo visto tramite Home Center 2 quello che possiamo fare. Abbiamo visto l'Home Center 2, abbiamo visto i dispositivi collegati, abbiamo visto anche alcune scene, però dobbiamo continuare ad evolvere la situazione. Una delle cose che sicuramente fanno più piacere sono i controlli automatici, ovvero per esempio Alexa piuttosto che Siri, ma anche la possibilità di far attivare determinate scene, determinati dispositivi al verificarsi determinati eventi senza il nostro il nostro intervento, quindi senza utilizzare Alexa piuttosto che Siri. Oggi l'appuntamento infatti riguarda proprio questo mondo: come poter attivare determinati dispositivi senza il nostro comando. Nella fattispecie oggi andiamo a vedere come potremmo fare con un motion sensor ad attivare determinati dispositivi, controllandoli ovviamente in maniera puntuale, ma anche in base all'ora del giorno o tante altre cose. Ma prima ovviamente di andare a parlare dell'argomento di oggi, c'è la sigla. Ed eccoci qui. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Quindi, come abbiamo detto, oggi andiamo a parlare di poter fare determinate cose senza che noi andiamo a fare effettivamente il controllo della stessa. Nella fattispecie andremo a utilizzare una scena. Abbiamo già visto le varie scene a blocchi piuttosto che le Magic Chain o a codice Lua in un altro video. Se non l'avete visto, vi lascio il link qui in alto. Tornando a noi, parliamo di scena. In questo caso utilizzeremo la Very Smart Light Shen di Sankotronic, ovvero Zoran, che ringrazio sempre per averci messo a disposizione tutti questi utili script. La Very Smart Shen fa parte di un mondo più grande per quello che riguarda la gestione della nostra casa ed è il Main Shen, ma ne parleremo eventualmente più in là. Oggi ci andiamo a dedicare soltanto a questa piccola sezione. Cosa permette di fare questa scena? Potremmo andare a far accendere, spegnere luci, impostare determinati colori, impostare la luminosità in base agli orari, piuttosto che alla nostra presenza o a non essere in casa, o anche in determinate condizioni, per esempio se stiamo cucinando, piuttosto che se stiamo guardando la TV o altro. Tutte scene predefinite, adesso andremo comunque a vedere puntualmente all'interno del nostro Home Center 2. Tutto questo però come viene controllato? Viene controllato tramite i motion sensor. Questo vuol dire ovviamente che per poter lavorare in maniera corretta bisogna di un sensore di movimento. Questo perché? Perché ovviamente con il passaggio di una persona all'interno del nostro campo visivo del motion sensor, questo potrà far scatenare determinati eventi. Potrà essere ovviamente andato a essere configurato anche come scene, quindi attraverso delle variabili globali che vengono impostate da un'altra scena e questa poi dopo andrà a comandare tutto il gruppo di dispositivi collegati. Ma cerchiamo ora di capire bene cosa fa questa scena. Man mano che ovviamente parlerò della scena, vi metterò in sovraimpressione i vari blocchi delle istruzioni, così da poter comprendere meglio quello che può fare e di quello di cui stiamo parlando. Come vi ho detto, la scena lavora tramite delle variabili globali. Sono abbastanza, e vanno tutte inserite prima di andare a creare ovviamente questa scena, altrimenti la scena andrà in errore perché non troverà queste variabili globali. Alcune di queste variabili globali, come abbiamo detto prima, permette di essere comandata attraverso la main chain perché utilizza le stesse variabili. Molto importanti sono ovviamente il time of day piuttosto che il present state o lo sleep state. Perché sono importanti? Semplicemente perché il present state ci darà la possibilità di dire se siamo in casa oppure no, quindi immaginate un sensore di movimento che deve accendere una luce. Se non siamo in casa non dovrà fare nessuna attività, quindi restare immobile, quindi
nel momento in cui andiamo a settare la nostra presence state in away, quindi non ci siamo piuttosto che in holiday o in altri stati, non farà nulla, altrimenti se siamo a casa ovviamente dovrà fare quello che dovrà fare. Così come lo sleep state. Lo sleep state è molto utile per quello che riguarda la funzione di sonno. Mi spiego meglio, ovviamente c'è un periodo in cui siamo svegli piuttosto che quello che andiamo a dormire. Io nel mio caso per esempio ho un sensore di movimento all'interno del mio bagno collegato alla Philips Hue ed è previsto che grazie alla funzione appunto di sleep state, quindi a questa variabile globale, che se sono sveglio imposterà la luce al 100%, mentre se è nella fascia in cui vado a dormire questa imposterà la scena, o meglio la luce, al 50% e resterà attiva soltanto per un minuto, al contrario invece se è giorno 100% per 5 minuti. Ovviamente queste variabili globali devono essere comandate da un'altra scena. Io ho altre scene, per esempio scena notte, che va ad attivare determinate cose quando vado a letto e tra le tante va a settare la condizione di sleep state in sleep, quindi sto dormendo. La mattina quando mi alzo, che riattivo la scena notte, farà tutto quello che deve fare, staccare l'allarme, disabilitare i sensori, accendere le luci e quanto altro, ma in più andrà ovviamente a impostare lo sleep state in sveglio, quindi senza nessun tipo di problema. Esistono poi ovviamente altre variabili che vengono utilizzate per delle scene aggiuntive. Queste scene ovviamente sono state nominate da Zoran e potranno essere richiamate in determinate condizioni, per esempio se stiamo cucinando, per quello che riguarda la cooking state, piuttosto che la projector state, se stiamo vedendo dei filmati su un proiettore e quant'altro, quindi diciamo delle ambientazioni particolari potremmo andare a gestire. Ma queste ovviamente sono tutte variabili globali che possono essere richiamate da altre applicazioni. Questo ovviamente è quello che riguarda le variabili. Poi dovremmo andare a inserire anche tutti gli ID dei nostri dispositivi. Innanzitutto dovremmo andare a inserire ovviamente il Motion ID, che è quello che servirà per far scatenare tutti questi eventi. A questo punto potremmo andare anche ad inserire altre variabili globali se le andassimo a utilizzare, ma normalmente se abbiamo dei sensori classici della FiBaro o comunque che hanno un template non c'è bisogno, altrimenti dovremmo andare a creare delle variabili, ma eventualmente se avete bisogno potete lasciare un commento sotto al video. Una volta ovviamente settato quali sono i Motion ID, quindi l'ID del sensore di movimento del nostro presente nella nostra abitazione, o meglio nella stanza di riferimento, possiamo andare a inserire i valori di luminosità minimi e massimi per cui far attivare o non attivare ovviamente l'accensione della luce. Ovviamente c'è un minimo e un massimo, perché comunque minimo della luce verrà accesa, se invece supera un certo valore questo qua ovviamente non verrà accesa. Una volta fatto questo dovremo andare anche a dichiarare quali sono gli ID delle luci che andranno accese. C'è una sezione aggiuntiva di configurazione per il tipo di luce. Questo perché? Perché permette poi dopo di andare ad abilitare determinate funzioni. Ovviamente questo permette di utilizzare le Philips Hue sia tramite il virtual device che abbiamo visto, link qui in alto, piuttosto che tramite il plugin delle Hue stesso, sempre link qui in alto. Ma potremmo andare anche ad inserire altri tipi di luci. L'importante è andare ad inserire ovviamente le ID e che tipo di luce, o meglio che tipo di dispositivo, sempre tramite ovviamente quelle impostazioni che Zoran ci dà e che ci indica all'interno ovviamente dei commenti di questa scena. Una volta che abbiamo fatto tutto questo, noi potremmo ovviamente andare ad indicare in generale qual è la luce che deve essere accesa, con che potenza, eventualmente il colore, per quanto deve rimanere accesa. Poi, come abbiamo detto, ci sono alcuni settaggi che possiamo andare ad utilizzare. Il time of day, ad esempio, che permette di andare a distinguere se è mattina o sera, se è il pomeriggio oppure la notte. Questo perché? Perché se ci fossero diciamo delle altre scene che vanno a cambiare questa variabile, la nostra scena potrebbe andare a far modificare ovviamente il comportamento delle varie luci. Io non uso questo tipo di configurazione perché non ho nessuna scena che mi va a controllare, ma come detto c'è la main chain di cui parleremo in un futuro più lontano
che può farlo, perché lavora comunque con l'orario dell'home center. Io invece non ho intenzione, non mi serve in questo momento fare questo tipo di lavoro, per cui ho utilizzato semplicemente lo sleep state. Tramite lo sleep state, quindi se sono sveglio oppure no. Ovviamente all'interno di questa sezione possiamo andare a inserire quando sono sveglio, quant'è la luminosità, quant'è ovviamente il tempo che deve rimanere attivo, quali sono eventualmente altri dispositivi che devono essere accesi o meno, e ovviamente se invece è notte possiamo andare a fare un diverso comportamento in base a quello che ci occorre, come detto per esempio prima, che vada a far modificare la durata e anche la luminosità stessa del dispositivo. La cosa bella di questa scena ovviamente è che non controlla solo le luci, possiamo andare anche ad accendere per esempio gli RGBV controller, possiamo andare a controllare single switch e double switch, quindi veramente tantissimi altri dispositivi. Questo perché? Perché comunque tramite tutta la gestione del nostro home center 2 possiamo andare a ricavare questo tipo di informazioni, e la scena soprattutto implementa questi tipi di controlli. Ovviamente esistono ancora tantissime, veramente tante altre opzioni all'interno di questa scena, ma è praticamente impossibile parlarne tutto quanto nel video. Qui in descrizione vi lascerò il link per andare a scaricare ovviamente la scena Lua dal forum di Fibaro, ma vi lascerò anche un link alla discussione generale di questa scena, in cui la potete andare a trovare moltissime informazioni e eventualmente chiedere anche altre informazioni. Ovviamente noi siamo sempre qui a disposizione, basterà lasciare un commento. Ovviamente la scena è, diciamo, all'inizio può essere difficile da configurare, ma una volta compreso come funziona risulta veramente molto molto semplice. L'utilità è massima, ormai lo sto utilizzando da svariati mesi, non ha mai perso un colpo, ho regolato nel tempo soltanto quello che è la luminosità secondo le mie ovviamente esigenze. Adesso andrò anzi a inserire un nuovo sensore di movimento all'entrata, quindi lo punterò ovviamente alla porta dell'entrata. Questo perché? Perché in modo così quando entrerò in casa, anziché dire alla scena di accendere la luce, lo farò fare direttamente al motion sensor, come semplicemente creando una nuova ovviamente scena legata a questo tipo di motion sensor e collegherò questa lampada. A quel punto, se sono fuori casa oppure no, e se sono sveglio oppure no, farà un determinato comportamento. Sicuramente è molto utile, perché mi evita di dover andare a accendere io ogni volta la luce anche quando non serve, andando ovviamente a rilevare la luminosità. A quel punto si saprebbe già se serve da accenderlo o meno. Per il resto noi siamo sempre qui a disposizione ovviamente se avete bisogno di ulteriori informazioni. Detto questo, non mi resta che salutarvi, vi ringrazio di aver seguito questo lungo video fino ad ora, e se vi piace mettete un like e condividetelo. A questo punto non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!